Ciao amici, sono Marco Pingitore del sito spezie.org. Siamo qui con Shami Ragatta, food writer che sicuramente conoscerete, che parlerà del libro che è uscito da poco, del suo nuovo libro. Diamo il benvenuto e la salutiamo. Ciao Shamira. Raccontaci Ciao, ciao a tutti. un po' del tuo libro. Allora, il mio nuovo libro è da poco in libreria, neanche un mese, e si intitola La cucina senza, ed è un libro ovviamente organizzato per capitoli, con un capitolo senza glutine, senza latte, senza uova, sale, zucchero, eccetera. E l'ho scritto prevalentemente per chi ha delle intolleranze o delle allergie. Quindi, l'obiettivo è ottenere dalla ricetta della tradizione a quella gourmet, però mantenendo sia il gusto originale o quantomeno qualcosa che si avvicina il più possibile, sia la consistenza, perché molto spesso quando andiamo a parlare di una ricetta senza, si parla anche di qualcosa che purtroppo perde di gusto o di consistenza. Ok, no, è molto interessante anche perché purtroppo le esigenze dal punto di vista alimentare sono un po' modificate, per volte anche delle scelte etiche sono sempre più frequenti. Certo, sì, l'ho notato anch'io, infatti comunque oltre a varie allergie e intolleranze si parla anche di cucina vegana e vegetariana, ovviamente due capitoli a parte per chi ha intrapreso questa via. È anche interessante per noi amanti della cucina perché sperimentare delle ricette magari anche tradizionali, non utilizzando alcuni ingredienti, è un modo per cercare nuovi approcci, per cui è interessante anche dal punto di vista della ricerca. E poi è giusto comunque anche andare incontro alle esigenze di tutti, magari un giorno ci ritroviamo qualcuno a cena che non mangia carne o pesce o derivati, e quindi è carino anche comunque vedere un po' cosa preparare oltre la classica pasta al pomodoro, via. Assolutamente. Senti, come sai, la nostra community, i nostri canali sono, diciamo, incentrati sulle erbe aromatiche e le spezie. Hai una spezia preferita che prediligi rispetto alle altre? In assoluto la vaniglia, che è usata tantissimo in pasticceria, tuttavia non molti sanno che è ottima anche nel salato, perché nonostante il profumo molto dolce della vaniglia, il sapore non è poi così zuccherino come si pensa e quindi è apprezzatissima, non in Italia purtroppo, ma è una questione culturale per adesso, anche nel pesce, per esempio ai Caraibi viene utilizzata tantissimo anche per condire il pesce o i molluschi. Ah, interessante, infatti questo approccio non è molto comune, almeno nella cucina italiana. Senti, troviamo qualcosa nel tuo nuovo libro anche su questo approccio? Sul libro no, però sul blog ho parecchie ricette, dal cartoccetto di pesce misto proprio, che poi è semplicissimo, basta mettere il sale, uno spicchiettino d'aglio, i semi della vaniglia, tutti i bocconcini senza lisca ovviamente di pesce, quello che si preferisce, in un cartoccio di carta da forno e poi via in forno fino a cottura, oppure anche nelle vellutate, quelle a base di porri, cipolle o aglio, sta molto bene perché smorza un pochino il sapore forte. Interessante, interessante. Sicuramente proverò a metterci mano e vedere un po' che viene fuori. Bene, Shamira, io ti ringrazio per la tua disponibilità e a presto. Grazie a te, a presto. Ciao. Ciao, ciao, ciao.